Salve a tutti soldati! Oggi parliamo della storia del famosissimo carro sovietico T-34 nelle sue varianti principali e attraverso gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Lo sviluppo del T-34 cominciò dopo la Guerra Civile Spagnola. Possiamo dire che il T-34 fu una diretta e logica conseguenza di quel conflitto. Sulla scia della Guerra Civile Spagnola, molti esperti conclusero che i cannoni anticarro furono più efficaci dei carri armati e le esperienze del combattimento meccanizzato in Spagna confutarono le nuove teorie sulla guerra meccanizzata. Il generale Dmitry Pavlov, specialista dei carri armati sovietici, veterano in Spagna e uno degli innovatori della meccanizzazione sovietica degli anni 30, aveva osservato che quantità e precisione delle armi anticarro incrementarono notevolmente. Sia i BT-5 e T-26, i principali carri russi all'epoca, subirono una graduale riduzione dell'efficacia dell'armatura, e questo portò l'Unione Sovietica a garantire che i suoi carri armati non solo fossero resistenti a schegge di proiettili e armi leggere, ma anche a colpi diretti di artiglieria di piccolo calibro. Ironia della sorte, le esperienze di Pavlov in Spagna alla fine gli costarono la vita, poiché trasse le conclusioni sbagliate sul dispiegamento delle unità corazzate e fallì miseramente durante l'operazione Barbarossa. Sosteneva la dottrina francese per cui i carri armati sono utilizzati a sostegno diretto della fanteria. Sosteneva che la dottrina della Blitzkrieg, mediante dispiegamento di massa di carri, non era valida. E al ritorno in Russia nel 1939 si espresse in favore dello scioglimento degli ingombranti corpi di carri armati sovietici. Pochi mesi prima dell'attacco tedesco, l'Alto Comando sovietico assistette ad una conferenza, seguita da giochi di guerra, tra dicembre 1940 e gennaio 1941. Ci fu poi un incontro al Cremlino, l'ultimo del genere prima dell'invasione. L'obiettivo era valutare i progressi compiuti dalle forze armate dopo la guerra con la Finlandia e le vittorie tedesche in Europa. Alcuni comandanti sostenevano ancora che il cavallo era migliore del carro armato, mentre Stalin difendeva il carro armato, non permettendo quindi alcuna decisione esecutiva sul futuro delle forze corazzate dell'Unione Sovietica. Subito prima della guerra, il generale Fedorenko avvertì l'Alto Comando che c'erano troppi pochi carri armati moderni e che un certo numero di carri armati che equipaggiavano le forze armate erano totalmente obsoleti. Sostenne inoltre che non si sarebbe dovuto perdere altro tempo per aumentare la produzione dei nuovi carri armati T-34 e KV, e che i finanziamenti avrebbero dovuto essere renderizzati a tal fine. Il maresciallo Kulik, che prediligeva cavalleria e artiglieria, era totalmente contrario, ma Stalin si imputò e disse che un equilibrio era più che giusto. Ma facciamo un passo indietro. Senza stare a parlare troppo della dottrina russa, che definirla incasinata è veramente riduttivo e preferirei tenermela per un altro video, andiamo al 1936. Una cosa abbastanza ironica è che il T-34 venne influenzato indirettamente da un carro armato americano altamente modificato, ovvero il BT-5. Fu comunque frutto della geniale mente di un giovane ingegnere chiamato Mikhail Koshkin. In quell'anno venne mandato alla fabbrica di Kharkov, conosciuta come Komintern, in Ucraina. La commissione di ricerca e sviluppo della fabbrica venne incaricata di modernizzare i carri BT. Venne istruita anche sul fatto che il carro derivante sarebbe dovuto essere un carro medio, chiamato A20, utilizzante lo stesso treno di rotolamento e sospensioni del BT. Personalmente non biasimerei Koshkin per essere leggerissimamente stressato ad essere il capo, dato che il predecessore Frisov venne purgato da Stalin molto recentemente. Non vedo assolutamente alcun motivo per essere nervoso. Battute a parte, Koshkin e i suoi colleghi dovevano affrontare gli interessi del commissario della difesa Kliment Voroshilov nella produzione dei carri leggeri e pesanti da parte delle altre fabbriche, tanto che il KV venne chiamato così in suo onore. Nel 1937 venne completato il primo progetto per un carro definito antiproiettile, lo vedremo dopo cosa vuol dire. Nacque con corazza molto angolata, armato con un cannone da 45 mm e pesante 17 tonnellate. Il generale Dmitry Pavlov, capo del direttorato delle forze corazzate, volle che i carri russi fossero antiproiettile, specialmente nei confronti del cannone da 37 mm. Tenetelo a mente per dopo. Il motore verrà inoltre sostituito con un a gasolio, perché quello a benzina aveva la tendenza a prendere fuoco randomicamente. Ironicamente, Pavlov concluse, sbagliando, dalla guerra civile spagnola che l'utilizzo di carri in massa fosse inefficace. Inoltre fu responsabile per la genesi del T-34. Sebbene avesse assegnato i carri armati dell'Armata Rossa ad un ruolo di supporto alla fanteria, che appunto, come detto prima, segnò il disastro del 41, almeno contribuì a fornire un carro armato che avrebbe assicurato una vittoria finale.
La guerra civile spagnola in realtà insegnò che serviva una migliore protezione nei confronti dei cannoni anticarro. Questi ultimi furono i responsabili per la maggior parte delle perdite dei BT-7, BT-5 e T-26. Quindi per carro antiproiettile alla fine si intende un carro che possa incassare colpi da 37 mm, 76 mm fino a 1000 metri di distanza. I primi progressi si ottennero migliorando il BT-7. Come accennato prima, i carri BT sono praticamente un carro americano Christie Model 1931, pesantemente modificato. Il BT-7 è un miglioramento del BT-5. Quindi il BT-7M è la versione migliorata del BT-7. Le migliorie furono principalmente un motore V2 a gasolio e una modifica alla corazza frontale per renderlo più resistente ai proiettili nemici. Addirittura un prototipo venne equipaggiato con un cannone da 76,2 mm stabilizzato a spalla. Il BT-7M venne voluto nello sperimentale BTIS, con corazza angolata da tutti i lati e una torretta angolata anch'essa su tutti i lati. Entrambi questi modelli di BT influenzarono tanto il design della 20, che aveva le stesse caratteristiche di entrambi. Nel maggio 1938 Koshkin e Morozov presentarono il modello in legno della 20 ai commissari del Consiglio di Difesa. Nessuno dei due era veramente entusiasta del treno di rotolamento. Koshkin, infatti, viste le condizioni delle strade russe, trovò l'intero sistema inutile ed effettivamente i pochi vantaggi che dava non compensavano il peso aggiuntivo. Anche perché durante il combattimento gli equipaggi non avrebbero perso tempo a cambiare i cingoli o utilizzare le ruote. Infatti, le sospensioni dei BT potevano consentire al carro di guidare sulle sole ruote. Ma ancora nessuna pressione per Koshkin, assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Altro peso sulle spalle di Koshkin derivò dal fatto che dovettero presentare il modello a Stalin. Gli ingegneri decretarono che il nuovo carro avrebbe dovuto avere 30 mm di corazza ed un cannone da 76,2 mm, anziché il 45 di ordinanza. Tuttavia, la torretta della 20 non era abbastanza grande. Questo portò a un design ingrandito chiamato A32, che consentì il montaggio da 76,2 mm. Koshkin inoltre insistette per eliminare la modalità di guida su ruote, di cui né lui né Morozov erano convinti, come detto prima. Questa modifica avrebbe consentito di aumentare la corazza fino a 60 mm. Sebbene Stalin fosse soddisfatto dei consigli degli esperti, non fu mai veramente incoraggiato dagli esistenti carri medi e pesanti dell'Armata Rossa. Il carro pesante era il multitorretta T-35 di 50 tonnellate, di cui ne esistevano solamente 60 esemplari. E l'unico carro medio, il T-28, non solo sembrava più un carro pesante, sebbene fosse comunque un medio, ma era anch'esso multitorretta. Come sappiamo e come tutti si resero conto in quegli anni, più torrette significa solamente più problemi. Piccola nota importante, i russi intendono il tipo di carro in base al ruolo, non in base al peso e al dimensionamento. Infatti, quando incontrarono i Panther, pensarono fossero dei carri pesanti, ma in realtà erano dei carri medi. Tornando a noi, a causa di ciò, Koshkin e del gruppo di progettisti di Kharkov svilupparono infatti non uno, ma tre prototipi: A30, A32 e A20. L'A32, sebbene approvato dalla commissione, non fece rinunciare al progetto della 20, mentre l'A30 venne abbandonato immediatamente. Quindi, dei tre, solamente l'A32 e l'A20 rimasero in sviluppo. Entrambi i prototipi vennero completati per il 1939 e presentati al direttorato delle forze corazzate. Questi raccomandarono un aumento di corazza sull'A32 e un cannone più grande, proprio come voleva Pavlov. Fortunatamente, in quello stesso periodo venne completato lo sviluppo del cannone da 76,2 mm USV-39, meglio conosciuto come ZIS-3. Cannone che, tra le altre cose, era decisamente meglio di qualsiasi cosa i tedeschi avessero montato sui loro carri armati all'epoca. Ora c'è un altro problema: il maresciallo Kulik, capo del direttorato dell'artiglieria, che suggerì un cannone da 107 mm. Questo purtroppo ottenne l'approvazione di Stalin, che conosceva un cannone simile della Prima Guerra Mondiale. Potrà sembrarvi sensato, ma in realtà è una scelta stupida. E non lo dico io, lo disse Vannikov. Un cannone del genere, primo, non esisteva, e secondo, avrebbe richiesto una torretta enorme. Prima quindi suggerirono di aumentare la velocità del 76 mm, poi di passare ad un 85 mm. Tuttavia, Kulik fu sempre dell'idea che i carri armati erano una perdita di tempo e che l'artiglieria li avrebbe semplicemente distrutti. Altra piccola nota personale: è interessante come 83 anni dopo stiamo ancora discutendo la stessa cosa. Avete rotto il cazzo. Kulik oppose tutte le forme di carri armati e Vannikov lo oppose talmente tanto che Stalin lo fece arrestare. Poi ebbe il buon senso di rilasciarlo e riappuntarlo. Subito prima della Seconda Guerra Mondiale l'A32 venne collaudato a morte e si decise di modificare la trasmissione. Quest'ultima modifica venne chiamata T-34. Fun fact: il nome non è un numero a caso.
è l'abbreviazione di 1934. In quella data successero diverse cose: l'espansione delle forze armate sovietiche, l'inizio del mandato di Sergei Ordenokodzie, scusate la pronuncia, per la leadership della produzione dei carri armati, e il primissimo progetto di Koshkin. Il nome venne accettato. Il T-34 pesava poco più di 26 tonnellate e il motore diesel V2-34 da 500 cavalli, situato nella parte posteriore dello scafo, gli dava una velocità massima su strada di 40 km/h e con un'autonomia di 302 km, anche se con i serbatoi ausiliari di carburante aggiuntivi questo potrebbe essere esteso fino a 450 km. Il motore diesel, già in uso nel BT-7M, non solo aumentò il raggio d'azione, ma come detto prima, ridusse il rischio di incendio. Il T-34 usava una modifica alleggerita delle sospensioni Christie, senza la possibilità di muovere il carro sulle ruote senza cingoli. Parlando di cingoli e sospensioni, uno dei miti comuni è che nei terreni fangosi il T-34 volasse sopra il fango neanche fosse Gesù Cristo in persona. In realtà no. Fango e fango, soprattutto in Russia. La cosa interessante invece è che i cingoli venivano tenuti assieme da piccole assi d'acciaio non imbullonate, che venivano respinte in posizione da una lastra d'acciaio se uscivano troppo. Anche se questa è una modifica del 1942, è comunque una nota interessante. La mobilità era abbastanza impedita dalla trasmissione con sterzo a freni e frizione. Il problema era il cambio di ingranaggi dritti anziché elicoidali, il che rendeva il cambiare le marce difficile. Tutto sommato però era un design semplice, con una meccanica brutalmente semplice, ma facile da riparare. La corazza era inclinata da tutti i lati, ed utilizzava il 76,2 mm L11. Effettivamente era il cannone più grande di qualsiasi altro carro armato medio dell'epoca. A dire il vero, anche qui c'erano tre cannoni proposti. L11 dalla fabbrica di Kirov a Leningrado, F-32 e F-34 dalla fabbrica 92 a Gorky. Sebbene gli ultimi due fossero migliori dell'L11, il menefreghismo di Kulik fece sì che le fabbriche di Leningrado ottenessero il contratto. Quindi Vasily Grabin, capo della fabbrica di Gorky, la prese sul personale ed ordinò di creare una riserva di cannoni F-34. Questo conflitto fece sì che il T-34 1940 venne, come detto prima, armato con l'L11, mentre il KV-1 modello 1940 con l'F-32. Tutti i modelli successivi vennero equipaggiati con cannoni F-34. Potete solamente immaginarvi quanto se la prese Kulik. Il cannone F-34 venne più avanti rimpiazzato dai cannoni da 85 mm D5T e ZIS-S53, che verranno montati sui T-34-85. L'inettitudine di Kulik inoltre risultò in una grande deficienza di proiettili da 76,2 mm. Di conseguenza T-34 e KV-1 andarono in battaglia con meno della metà delle munizioni trasportabili. Nel marzo 1940 ci sarebbe stata la presentazione all'Armata Rossa di diversi nuovi sistemi d'arma e i T-34 avrebbero dovuto essere due dei veicoli principali all'esposizione. Ma c'era un piccolo problema. I due veicoli dovevano completare un ciclo di prove di 2000 km prima di partecipare alla presentazione e al 26 febbraio avevano percorso solo 650 km il primo con due motori, visto che il primo motore era stato sostituito dopo 250 km, e 350 km il secondo prototipo. Fu allora che a Koshkin e ai suoi colleghi venne la grande idea di far arrivare i carri armati dallo stabilimento numero 183 di Kharkov, che è la fabbrica che abbiamo nominato anche prima, fino a Mosca, quasi 800 km di distanza l'uno dall'altro, in modo da raggiungere il chilometraggio richiesto e allo stesso tempo a fare un arrivo trionfale a Mosca. L'ingegnere Koshkin prese parte alla spedizione che partì la notte tra il 4 e il 5 marzo 1940. Un convoglio con i due prototipi di T-34 e due camion di supporto partì da Kharkov alla volta di Mosca, evitando tutti i centri abitati e soprattutto evitando l'uso dei ponti stradali. Durante il viaggio, uno dei due T-34 ruppe la trasmissione nella neve e solo un T-34 arrivò allo stabilimento numero 37 di Cherkizov vicino a Mosca, mentre il secondo arrivò qualche tempo dopo la riparazione. Il 17 marzo 1940 i due T-34 arrivarono alla piazza del Cremlino per partecipare alla parata. Durante il viaggio verso Mosca, purtroppo, Mikhail Koshkin prese una polmonite, si ammalò gravemente e morì. Il 31 marzo 1940 fu firmato un protocollo del Comitato di Difesa sulla messa in produzione di massa del carro armato T-34 nello stabilimento numero 183 e sulla preparazione della linea di assemblaggio nello stabilimento di trattori di Stalingrado. Dopo la parata a Mosca, i due T-34 tornarono a Kharkov, dopo 3000 km di viaggio su strada. Una volta nello stabilimento 183 furono smontati per una revisione completa e durante lo smontaggio furono riscontrati diversi difetti.
I dischi della frizione principale erano bruciati, erano apparse delle crepe sulle ventole di raffreddamento, erano state riscontrate scheggiature sui denti degli ingranaggi della scatola del cambio e anche i freni erano completamente bruciati. Il progetto finale ottenne il via libera nel giugno 1940, appena i progetti finali furono completati. Appena in tempo, visto che l'ombra della guerra in Europa si stava muovendo molto rapidamente verso la Russia. A causa di ciò, la produzione del T-34 venne accelerata a dismisura, il che risultò in tanti, troppi problemi meccanici. Tanto per cominciare, le ruote, inizialmente gommate all'esterno, persero il rivestimento per via della mancanza di materiale. La trasmissione aveva costanti problemi di logoramento eccessivo, nonostante le migliorie. Infatti, non era scontato vedere i primi T-34 andare in battaglia portandosi dietro la trasmissione di ricambio. Inoltre, la trasmissione utilizzava un tipo di ingranaggi a sperone anziché elicoidali. Il risultato è che cambiare le marce era complicato e richiedeva tecnica e forza. Inoltre non aiutava a ridurre il logoramento. L'impianto elettrico era suscettibile a cortocircuiti in caso il carro dovesse bagnarsi, cosa molto facile, dal momento che gli scafi non erano proprio saldati al meglio. In più, sebbene il motore fosse bello solido e funzionante, aveva i filtri dell'olio con una vita talmente breve che era imbarazzante. Per questo più avanti, quando si cambierà il motore, si utilizzerà un filtro a centrifuga. I problemi dei primi T-34 erano più pratici che tecnici. Innanzitutto, lo spazio interno era pochissimo, tanto che se non eri più basso di 1,70 m facevi veramente fatica ad entrarci. E comunque sì, sarebbe un mito anche questo, che se sei più alto di 1,70 non ci entri. Sì, ci entri, ma fai fatica ad utilizzarlo. Il cannoniere e il servente dovevano fare anche da comandante, aumentando il tasso di lavoro e rendendo l'equipaggio meno efficiente. L'aiuto conducente barra operatore radio non aveva un boccaporto per uscire, tranne una botola microscopica sotto ai piedi. A dire il vero non poteva neanche guardare tanto fuori, aveva solamente il mirino della mitragliatrice per osservare l'esterno. Gli uomini in torretta dovevano stare attenti a dove mettevano i piedi, visto che i primi carri e quelli della produzione di massa erano sprovvisti di cesto della torretta. Quindi c'era un grande pericolo di perdere un arto. La mancanza di periscopi a 360 gradi inoltre impediva al comandante di vedere fuori da dentro. Era quindi costretto ad andare in giro con il boccaporto aperto. Un ultimo problema era il fatto che i serbatoi del gasolio erano nel comparto equipaggio, creando un grave pericolo di incendio. Ebbene sì ragazzi, chiunque è stato abbastanza tempo vicino al gasolio sa che anche esso può bruciare tranquillamente. Ora che siamo a metà video, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che si sono iscritti negli ultimi mesi e per tutti quelli che mi stanno seguendo. Inoltre vorrei scusarmi dello schifo della qualità di alcune di queste clip, ma ogni volta che premo il tasto per registrare la mia voce fanno tutti quanti a gara a passare davanti a casa mia con le macchine o fanno di tutto per scatenare i cani dei miei vicini. Vi chiedo scusa. Ci sono alcuni miti da sfatare a questo punto, tornando a noi. Il conducente, sebbene avesse problemi a cambiare le marce, non aveva necessariamente bisogno di usare un martello per farle ingranare. Usare un martello avrebbe potuto infatti rompere la leva del cambio. Piuttosto, si imbottivano il ginocchio con tessuti, gomma o legno e si aiutavano con la gamba. Sebbene i martelli vennero usati, sì, non così tanto come il mito ci vorrebbe far credere. Il T-34 non fu il primo carro ad utilizzare la corazza inclinata. Il primo fu letteralmente il Little Willy, che è il primissimo carro armato mai costruito. No, non sto scherzando. Non fu neanche il primo carro ad essere angolato da tutti i lati. Il francese FCM36, per esempio, sembra quasi una piramide per quanto angolato. Come spiegato nel video di scuola carristi sulle corazze, angolare una piastra riduce drasticamente lo spazio interno. Ecco perché tutti, inclusi i russi alla fine della guerra, smetteranno di angolare le corazze laterali. Semplicemente il gioco non vale la candela. Ah, che tra l'altro era la posizione tedesca fino a quando non cominciarono ad incontrare cannoni più potenti dei 37 e dei 45. Il terzo mito è che le sospensioni Christie fossero fantastiche e rivoluzionarie. A dire il vero, neanche i russi ne erano tanto entusiasti. Tanto che più avanti, il progetto A43 andava a sostituire le sospensioni Christie del T-34 con delle barre di torsione. Si stimò infatti che così facendo si avrebbe guadagnato un buon 20% di spazio in più all'interno del carro, si sarebbe ridotto il peso del carro di un terzo di tonnellata e avrebbe aumentato la quantità di carburante trasportabile del 50%. Non dimentichiamoci che le sospensioni Christie sono un incubo da riparare e da mantenere, siccome si trovano tra due lastre di corazza. Il punto comunque è che le sospensioni Christie non erano così cattive nell'ammortizzare il carro, ma i russi non potevano permettersi di cambiare le linee di produzione in un momento di crisi come il 41. Ora passiamo ad un doppio mito.
ovvero che la corazzatura fosse così resistente da fermare qualsiasi cosa i tedeschi potessero sparargli contro, oppure che fosse semblato così da schifo che bastava un colpo a farlo smontare come un mobile dell'IKEA. La realtà sta nel mezzo, ovviamente. Sebbene il T-34 fosse realmente non perforabile ai 37 mm tedeschi, ricordate che vi avevo chiesto di tenerlo a mente, vero? A causa della guerra, molte parti del carro vennero riarrangiate e riprogettate per poter risparmiare tempo e soldi sulla produzione. Quindi sì, poteva capitare che alcuni T-34 venissero assemblati da cani, ma non erano fatti così male da smontarsi al primo colpo o da addirittura poter vedere dentro il carro attraverso le piastre di corazza. Infatti, come il rapporto della CIA sottolinea, il problema di questo tipo di saldatura, alla meno peggio, era che lo splash dei proiettili o schegge di granata anticarro potevano infiltrarsi all'interno oppure far cedere la saldatura. Ma siamo ben lontani dalle affermazioni sui T-34 che si smontano appena vengono colpiti. Mentre invece, dall'altro lato di questo mito, abbiamo chi afferma che il T-34 fosse invulnerabile. In realtà la storiella dei tedeschi che avanzano implacabili fino a che non incontrano gli invulnerabili T-34 è una barzelletta. Mi spiego meglio. Il 22 giugno 1941, all'inizio dell'operazione Barbarossa, i russi avevano circa 935 T-34. Dopo 6 settimane e dopo altri 525 T-34 di rinforzo, i russi persero un totale di 1303 T-34. Chiaramente, quindi, qualcosa li stava facendo fuori. Dati specifici non sono riuscito a trovarne, ma una ricerca basilare su alcuni libri di storia, tutti in descrizione, mi dice che il 20% dei T-34 venne distrutto da cannoni da 55 mm giù e un 50% dei T-34 venne distrutto da cannoni da 50 mm in su. Come mai stava succedendo quindi? Prima di tutto non era la prima volta che i tedeschi incontrarono carri pesantemente corazzati. In Francia, per esempio, Char B1 e Somme S-35 si rivelarono delle brutte gatte da pelare. Quindi avevano già delle tattiche per combatterli, e di certo non serviva per forza un 88 per farli fuori. Che i russi avessero carri così capaci fu una sorpresa per 2 giorni in croce, poi i tedeschi tornarono al cosiddetto business as usual. Quindi infine, come fecero i tedeschi a far fuori tutti questi T-34? Tanto per cominciare, i tedeschi avevano una marea di proiettili in tungsteno, e per distruggere 1000 KV1 e 1900 T-34 nel 1941 usarono circa 300.000 di questi proiettili. In secondo luogo, tendevano ad evitare ingaggi frontali, infatti solo il 20% dei carri venne fatto fuori frontalmente. Ma il voler eseguire un ingaggio laterale non significa per forza che ci riuscirai. Quindi il motivo per cui gli attacchi laterali ebbero così tanto successo è perché la visibilità dei carri russi era abbastanza penosa, come menzionato prima. Un altro mito collegato riguarda appunto l'avanzata tedesca bloccata dai T-34 più avanti. Beh, questo successe perché i rapporti tedeschi cominciarono a parlare del T-34 dopo un bel po' dall'inizio dell'operazione Barbarossa. Non solo, ma anche i russi, per pararsi il culo dalla sconfitta iniziale, diedero la colpa alla mancanza di T-34 anziché alla loro situazione disorganizzata e mancante di materiale. Un esempio lampante dell'inizio di questo mito è nelle memorie di Guderian, che affermò che fu solo nel luglio 1941 che incontrarono i primi T-34. Il problema di questa affermazione è che la settima divisione Panzer, equipaggiata principalmente di Panzer 38T e cannoncini da 37 mm, incontrò i primi T-34 già dopo solo 9 ore dall'inizio dell'operazione, distruggendo 27 dei 44 T-34 schierati dalla quinta divisione carri armati russi, assieme ad altri 46 carri di altri tipi, prendendo solamente 11 Panzer 38T. Per spiegare un po' meglio questo mito ci sono altre due possibilità. Beh, prima di tutto, i rapporti di carri russi difficili da distruggere tipicamente si riferivano ai KV, fino al punto che foto di T-34 venivano mandate all'alto comando tedesco con il nome di KV. Siccome, come detto prima, sia il T-34 che i KV erano nuovi carri per i tedeschi, non c'era modo all'inizio della guerra per differenziare i due agli occhi di un carrista. Tutto quello che sanno è che il nemico è grosso ed è cattivo. Quindi a causa di ciò il KV-1 venne sovrastimato dai tedeschi, fino al punto di non dare il credito necessario alla partecipazione di T-34. L'altra spiegazione è molto simile a quella che ho dato all'inizio di questo mito, ovvero che sia i russi che i tedeschi avevano bisogno di scusa per giustificare i fallimenti. I russi non potevano permettersi di ammettere che per aumentare la produzione lasciarono andare a quel paese la qualità dei mezzi. Tuttavia, le limitazioni della produzione fornivano una scusa eccellente per giustificare i successi tedeschi. Senza dare la colpa a nessuno, ovviamente.
I tedeschi invece dovettero giustificare il fatto che prima andavano alla grande e poi di colpo l'avanzata rallentò e l'arrivo di un nuovo carro armato super avanzato e cattivo era la scusa perfetta di cui avevano bisogno. Magari il T-34 non era tutto questo granché come mezzo, ma è innegabile che fosse un carro armato perfettamente adatto all'armata rossa dell'epoca. Sfatati alcuni miti, proseguiamo. La prima torretta era composta da diverse lastre di corazza saldate assieme e l'ex assistente di Koshkin, Aleksandr Morozov, progettò una torretta interamente fusa in un unico stampo esagonale. A metà del 1941 un nuovo cannone venne introdotto nelle catene di montaggio, assieme alla torretta esagonale fusa che ridusse i tempi di produzione. Per accelerare la produzione degli scafi invece venne introdotto un sistema automatico per saldare le lastre. Assieme a tutto ciò vennero anche integrati dei serbatoi di gasolio più grandi e diversi serbatoi ausiliari esterni. I tedeschi incontrarono questo nuovo modello nell'estate 1941 e lo soprannominarono T-34-76A. Questo nome rimase, anche se i russi non si preoccuparono mai di dargli un nome. I russi chiamavano il T-34 semplicemente 34 o 34. Il nome tedesco, tra l'altro, venne adottato dagli inglesi. Essenzialmente, comunque, ci furono 5 modelli di T-34. Il modello 1940, T-34-76A per i tedeschi, di cui 400 armati col cannone L11. Il modello 1941, o T-34-76B per i tedeschi, con la corazza più spessa e il cannone F-34. Il modello 1942 T-34-76C per i tedeschi con corazza ancora più spessa e riduzione dei tempi di produzione. Il modello 1943, anche se introdotto nel maggio del 1942 con tre modelli diversi, i tedeschi infatti lo chiamarono T-34-76D e F a seconda del modello, di cui la cosa più importante è la torretta esagonale chiamata Mickey Mouse dai tedeschi a causa dei boccaporti circolari posti in cima. Questa torretta migliorò notevolmente la vita dei carristi, poiché primo era più spaziosa, secondo rimuoveva la sporgenza posteriore che era bersaglio facile per mine magnetiche e altri armamenti carro, ed infine la versione più recente avevano anche la cupola del comandante per il cannoniere. Ora, per sfortuna dei tedeschi, l'armata rossa, anticipando l'attacco, spostò le fabbriche di Kharkov a Nizhitagil in agosto del 41. La fabbrica di Leningrado venne spostata a Chelyabinsk. Questa gigantesca fabbrica divenne conosciuta come Tankograd o città dei carri armati. Sì, quindi fate voi quanti ne producevano ogni anno. Altre fabbriche vennero messe in piedi a Krasnoye-Gorky, vicino a Mosca, che producevano torrette fuse, mentre la fabbrica STZ a Stalingrado produceva le torrette saldate. Nell'autunno del 1942 anche quest'ultima venne spostata a Tankograd e tutte le macchine per produrre pezzi vennero convertite a fare carri armati, T-34 nello specifico. Quando sul fronte russo cominciarono ad apparire i Tiger, in Russia vennero adattati i cannoni antiaerei da 85 mm a scopo anticarro, con un proiettile perforante che bucava 100 mm di acciaio a 1000 metri di distanza. Quindi fu il primo cannone da carro armato ad essere una vera minaccia per i Tiger e i Panther. Nel 1943 venne prodotto un piccolo numero di T-34 con 110 mm di corazza frontale e 75 mm laterale, con una trasmissione a 5 marce e la torretta fusa. Non ebbero un gran successo vista la mancanza del cannone da 85 mm, quindi vennero scartate. Durante l'estate 1943 Morozov riprogettò la torretta del T-34 per poter raccogliere il cannone da 85 mm, adattando inizialmente la torretta del KV-85 per poi riprogettarla da zero. Il T-34 modello 1943 utilizzava un mantelletto imbullonato con un cannone D5T da 85 mm accorciato, capace di perforare un Tiger a 1000 metri di distanza. Tuttavia questo accorciamento andò a discapito della precisione del cannone a distanza. Questa torretta consentiva di poter aumentare il numero dell'equipaggio da 4 a 5, rimuovendo un grosso carico di lavoro dal comandante. Infine la radio venne spostata dallo scafo alla torretta. Il resto del carro rimase pressoché lo stesso. Piccole migliorie vennero introdotte a motore e trasmissione per migliorarne l'affidabilità e potenza. Tutto questo venne agevolato da un aumento dei numeri di produzione. Infatti, nel dicembre 1943 venne messa in produzione la nuova variante, per la fine dell'anno ne fecero 283 e in tutto il 1944 ne produssero una marea, 11.000. Come al solito, la variante 1944 entrò in produzione nel 1943, montando il cannone ZIS-S53 da 85 mm, assieme ad un nuovo mirino per lunghe gittate.
L'ultimo modello della guerra venne prodotto a cavallo tra il 1944 ed il 45 e chiamato modello 1944. Su questo vennero fatte piccole migliorie all'impianto elettrico, un boccaporto migliore ed un sistema lanciafumogeni elettronico. Rimase in produzione fino alla metà degli anni 50, sebbene non fu tanto rilevante, il modello 1946 prese parte alle ultime azioni della guerra nel 1945. L'unica cosa di rilievo è la torretta ribassata. Ora, il video è quasi finito e spero stia piacendo, ma abbiamo altri due importanti argomenti di cui parlare. Cominciamo dagli effetti sul campo. Sebbene i tedeschi riconobbero, come detto prima, che i russi cominciarono la guerra con un carro moderno, dall'altro lato c'erano grossi problemi di produzione. Ancora peggio, negli anni a seguire, quando Tankograd entrò al massimo della sua produzione, tantissimi tagli vennero fatti sul design. Tanto che nel 1941 la produzione del T-34 richiedeva 8.000 ore di lavoro. Per il 1943 quelle ore vennero tagliate a 3.700. Quindi per fare ciò, in quel periodo di crisi dovettero tagliare su tante feature del carro armato. Vi faccio l'elenco. Le luci interne ed esterne, le guarnizioni dei boccaporti per evitare che entri acqua, le radio, anche se in realtà utilizzavano comunque radio fatte solo per ricevere informazioni e non trasmetterle, i sedili interni, i trattamenti termici per alcune componenti metalliche del carro, tipo alcuni ingranaggi delle trasmissioni, la gomma delle ruote, come detto prima, sparì molto presto, pannello degli strumenti, uno dei serbatoi del carburante, metà dei bulloni nel vano motori, le scatole esterne porta attrezzi, la rastrelliera principale delle munizioni, le scatole delle munizioni extra esterne, i blocchi di vetro del boccaporto del conducente, il periscopio del cannoniere o del servente, il mirino, solo subito prima di abbandonare Stalingrado per fortuna, il vetro antiproiettile delle ottiche, i serbatoi posteriori, i cavi di traino e la guardia del rinculo del cannone. Invece una piccola aggiunta venne eseguita negli ultimi modelli nella forma di un cesto per la torretta, finito il periodo di crisi. Comunque, mi vorrei soffermare sul trattamento dei metalli. Non venne del tutto mandato a quel paese, ma venne fatto uno studio su quanto un T-34 durava una volta schierato. E la risposta era 6 mesi. Quindi per risparmiare costi e tempo venne fatto sì che tutti i pezzi del carro avessero una vita media di 6 mesi di combattimento. Il che potrebbe sembrarvi stupido, ma in una situazione così non li biasimo. Inoltre, a un equipaggio col carro rotto basterà cambiarlo, tanti ne producevano. È importante comunque sottolineare che a causa della brutale semplicità del mezzo, tante componenti erano facili da rimpiazzare o riparare sul campo. Quando menzionavo che la trasmissione aveva problemi, era così semplice da riparare che molto volentieri si portavano quella di ricambio appresso all'inizio della guerra. Concludo con due paroline sulla battaglia di Kursk. Sì, è vero che i russi schierarono una marea di T-34, ma anche in questo caso siamo ben lontani dalle orde disorganizzate di cui si narra nei racconti post-bellici dei generali tedeschi. Video di Parabellum a riguardo in descrizione. E sì, i russi persero tanti più carri dei tedeschi che, contrariamente a quello che si pensa, vinsero la battaglia. Ultimissima nota, la sopravvivenza dell'equipaggio era ridicolmente bassa. I numeri sono incasinati, ogni libro ne spara di diverse, ma facendo la media era di 3,8 morti per carro distrutto a inizio guerra e 2,4 per fine guerra. Per niente stellare se paragonata a quella di carri armati come Panzer IV e Sherman. Ah sì, parlando di Sherman, una piccola nota sulla guerra di Corea. Lì vi presero parte alcuni degli esemplari migliori di T-34, ma a causa dell'addestramento degli equipaggi coreani finirono per non ottenere mai un tasso di decisione a loro vantaggio. Tanto che gli M26 Pershing americani ebbero un tasso di decisione di 6,33 T-34 distrutti per Pershing messo fuori uso. Gli Sherman un rapporto di 2,35 a 1. E gli M46 invece, che contrariamente a quello che si pensa fecero abbastanza schifo, ebbero un rapporto di 2 a 1. Infine arriviamo al rapporto della CIA sul T-34-85 catturato in Corea. Non starò a parlarne in maniera estensiva perché il video dura già una mezz'ora. Comunque il rapporto conclude che sebbene avessero una marea di difetti, alcuni pezzi avevano alcune caratteristiche superiori a quelle americane, in particolare alcune parti del motore diesel. Il rapporto inoltre conclude che il T-34, sebbene inferiore agli M26, agli M4 e agli M46, non era assolutamente da sottovalutare e anzi si raccomandava agli equipaggi di stare attenti. Comunque, il T-34 andrà avanti a servire in diversi altri conflitti,
Tristemente però senza mai ottenere gli stessi successi della Seconda Guerra Mondiale, neanche lontanamente. È tuttora uno dei carri più prodotti della storia e si è cementato nella storia per essere stato un carro brutalmente efficace. Ora, per concludere, ci sono due scuole di pensiero sul T-34, ci sono quelli che lo odiano a morte e quelli che lo amano, neanche fosse la loro moglie. E io sono nel mezzo, cioè lo ritengo un mezzo che funzionò quando utilizzato bene, come tutti i mezzi, e non funzionò quando utilizzato male, come tutti i mezzi. Aveva delle deficienze importanti che i russi non sistemarono mai perché non conveniva a scopi di produzione, ma allo stesso tempo, in confronto di altri carri, in particolare quelli tedeschi, mantenne un livello qualitativo, soprattutto a fine guerra, decisamente superiore. Quindi bisogna dargli credito per aver praticamente vinto una guerra. Comunque, a causa dei difetti, c'è una tipica domanda che ci si pone: ma se i russi avessero perso la guerra, il T-34, lo considereremmo ancora un buon carro? Volete sentire la mia risposta a riguardo? Se mia nonna avesse le ruote, sarebbe una cazzo di carriola. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Mi dispiace sia durato così tanto, ma le informazioni essenziali dovevo metterle per comprendere l'evoluzione del carro armato. Da Peter Roman è tutto, riposo soldato.